Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, ben ritrovati in questa quinta puntata della serie Big Monster. Siamo sempre in compagnia di AgriGamer15, che è morto, saluti, e del nostro Marco. Ciao a tutti. Ciao. Ecco. Voi ci sei? Pronto? Più. Sei? Io parlavo e non si sentiva niente, vabbè, ti sei mutato il microfono senza farlo apposta. Non lo so, non si sentiva più niente. Non si sentiva più niente. Allora, perfetto, partiti subito con un fail, ragazzi, che mi sembra la cosa più logica da fare. Allora, c'è una piccola novità, abbiamo... Dica. È colpa di Red, perché mi ero mutato per rispondere a Red. Ah, ecco qual è il problema. Allora, dicevo, c'è una piccola novità, siamo alla V5 di questa mappa, della mappa Andy Rosti, se ammesso e concesso che si pronuncia in questo modo. E diciamo che la mappa va un pochino meglio adesso, ha meno problemi di FPS, è ancora tendente al pesantino ma l'hanno alleggerito un po', quindi benvenga. Siamo qui nel bel mezzo del campo d'erba perché questa è la missione della serata, perché speriamo di arrivarci, ma prima abbiamo delle altre cosine da fare. Allora, abbiamo detto che io e Marco andiamo a raccogliere le barbabietole rimaste, mentre Manu finirà di andare a portare il mais, che è in questo calo miscelatore qua. Il mais, diciamo, avanzato nella scorsa puntata, lo porterà nei silos, lo depositerà lì e ce lo teniamo buono per le prossime volte. Boh, allora andiamo in zona barbabietole, che dovremmo essere nell'angolo di qua, credo. Anche qua sono talmente grossi sti campi che... ok, perfetto. Allora, abbiamo fatto un paio di cosette. Abbiamo aggiornato la pala gommata, quindi questa è diversa dall'altra volta. Quella dell'altra volta mi piaceva un po' di più, era un po' più nuova, quello sì, però era più massiccia, più big. Questa è un po' più snellina, però per questione di peso riesce a tenere meglio i 30.000 litri. E quindi qua abbiamo risolto un problema. E l'ho cambiata perché con la Terra Felis, che è arrivata, sbarcata nella serie Big, ce la facciamo a raccogliere tranquillamente le barbabietole, ma non le patate. Quindi per le patate ci servirà comunque, quando le faremo, sempre la pala gommata. Allora, cominciamo a dispiegare tutto il macchinario. Ok, aiutiamoci con le finestre perché è un po' complicato sto macchinario qua. Allora, a parte che si muove da sola, che cosa fai? Ok, fa tutto lei praticamente. Buon, perfetto, mettiamo in moto magari prima. Posizioniamoci in un punto buono per il carico. Vediamo se non faccio la festa a Marco. No, sono abbastanza indietro. Ok, lagone, perfetto. Appena finito di dire che hanno migliorato la mappa, trattando. Lagone. È un classico, no, ma mediamente funziona meglio, perché prima proprio ogni 2x3 laggavi, adesso è migliorata la fluidità. Allora, mettiamo in moto, abbassiamo, che non ho capito perché raccoglie anche quella, come si dice, quella barra alta. Comunque va bene, andiamo avanti. Teoricamente, ecco, adesso sarebbe giusto che raccogliesse così e non come faceva prima. Facciamoci il viaggio della Terra Felis. In teoria dovrei essere io a manovrare il condotto e non tanto il camion a muoversi, però vabbè. A parte che il plane mi sembra che va... beh, sì, multiplayer il plane va un po' come va. Quello purtroppo... adesso non andiamo avanti, come mai che non mi muovo? Si è bloccata la Terra Felis, non va più avanti. E forse perché sei girato di qua? Non so da che parte sono girato. Perché io ti vedo che guardi il retro del camion. No, adesso... no, ero... ah, no, in cabina. Ma io adesso ho la visuale esterna, adesso... però vedo... no, forse c'è un problema di collision perché vedo le ruote sballonzolare, magari... cioè, o collision o qualsiasi cosa che vada a rompere le scatole, insomma. Ok. Oh, non sembra, ma ce n'è qua per terra di barba, eh.
Non so se sono disturbi del microfono o se è Manu che se la ride sotto i baffi. No, in realtà sto lottando con una zanzara. Ah, ecco cos'era allora quello che sentivo. Sì, comunque con la fuel usage la Terra Ferris non ci va tanto d'accordo, eh. Boh, il primo carro è pieno. Io ho scaricato pieno. Il mais. E allora vai avanti. Vadi, vadi. Perfetto. Porca miseria, il primo carro pieno, quindi vuol dire che già 70.000 litri lì ci sono. E mi sa che non basta neanche sto rimorchio. No, non bastano. Ne faremo almeno altri due. Potrebbe essere. Vabbè, adesso carichiamo il primo viaggio, lo andiamo a scaricare, poi il resto lo facciamo dietro le quinte, perché insomma non ha senso far vedere due viaggi, due scarichi della stessa cosa, insomma. Così facciamo vedere anche il deposito che ho, che abbiamo installato in farm. Dai che ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare. Perché che non si muove? Perché non si muove? Adesso si muove. Non ce la fa a livello di consumo, cioè come se non avesse abbastanza motore per andare avanti. Finché non finisce di scaricare tutto, non ti fa andare avanti. Chissà come mai. Ma non sempre però. Eh sì, okay. Mi sa che due rimorchi li facciamo ancora, perché sei già il buono comunque. Siamo quasi al 90%. Devo venire anche col treno? Ah, se sei già disponibile fai pure un salto qua che carichiamo il resto. Allora, ho già finito io. Allora, vieni pure col camion. Col camion treno, qua ce n'è anche per te. Vieni un po' avanti, Marco, che... Ok, così riesco ad avanzare abbastanza. Anche se col camion treno forse bisticcerai un po' per scaricarle. Però vabbè, dai, al massimo ti sgancia i rimorchi. Oh, direi che ci siamo, no? Completo. Guarda che questo potrei alzarlo un pelo, ecco, perché era un po' troppo basso. Perfetto. Ora aspettiamo che arrivi il camieno. Sto arrivando. E il deposito delle barbabietole dov'è? Il deposito delle barbabietole l'ho messo dove ci sono i silos in farm. Quindi al distributore sotto il campo 7, per capire. Sì, tra il 7 e il 15. Tra il 7 e il 15, esatto. Lì ho inserito un capanno che fa appunto da stoccaggio patate e barbabietole. Ok, allora io inizio ad andare in là, tanto il viaggio è lungo. Sì, e poi ti aspetto. Inizio pure ad andare là, poi io mi teletrasporto. Vi aspetto là. Ok. Vediamo come andiamo a ping mentre il ping è tutto sommato buono, quindi. Chissà come mai. Ce la possiamo fare, dai. Guarda che bellino della serie in cabina. A parte che qua dovrei andare avanti dei chilometri. Ma sai cos'è la cosa strana? Cosa? Che non c'è ancora stato un bug stasera. Non ancora. Non tirartela! No, non tirarla, non tirarla. No, perché è il classico, dobbiamo sempre iniziare col bug. Quello e oggi non abbiamo iniziato col bug. Vabbè, abbiamo iniziato col fail. Fail è una cosa, il bug è un'altra. Vabbè, sennò diventa noioso sempre la stessa cosa. Sempre lo stesso bug. Vedi che adesso non va avanti. Vai. Niente. Dai, passiamo questo per bug. Passiamo questo che non va avanti. Ma con la nostra amica Fuel non ci fa. Ci dà questo problema in multi. Adesso quando finisce di scaricare, eccolo qua, in teoria adesso andiamo avanti, infatti adesso siamo ripartiti. È strana sta roba.
L'importante è che un po' alla volta ci faccia caricare. Non sono perfettamente convinto che si fa prima così, che con la pala gommata, da 30.000 litri, però... Con quella si sì, fai prima. Con questa o con la pala? La pala. Mi sa. 30.000 sì. Forse con questa è più comoda, nel senso che ti metti lì, aspetti. Però... Esatto. Non hai da fare 300 manovre. Esatto. Ok, pieno anche Vado un po' questo. avanti. Mi sa che non basta neanche più. Vai avanti ancora un po'. Ok. Ancora un po'. Perché non... Ah, ecco, adesso finalmente scarica. Mi sa che non basta neanche No, ne questo. avanziamo. Ce ne sono troppe. Troppe barba, ragazzi. Penso che chi le ha raccolte per noi, penso che ci ha fatto sto favore. L'avrà fatto Lello, chi altro? Sicuramente. Lele di notte fa il sonnambulo piuttosto che dormire, raccoglie barbabietole nelle partite altrui. Sì. Vabbè, visto che si sta facendo lunga, io lascerei quasi Manu qua a divertirsi a finire di caricare. Intanto io andrei a vedere lo scarico, così poi lo finiamo dietro le quinte, se no diventa lunghina. Allora, apriamoci la mappa, perché Silos è in questa direzione, perfetto. Dovremmo vedere Marco da qualche parte, eccolo qua, perfetto, non ha ancora scaricato, quindi teoricamente praticamente il trigger è a inizio di questa rampa qua. Quindi mi conviene staccare il rimorchio e usarmi una cosa. Non lo so se ce la fai senza staccare il rimorchio. Prova. Comunque ragazzi, questo è il capanno. Purtroppo qua le texture sono fatte in modo che sembra che sia sempre pieno, anche quando in realtà è vuoto. Comunque il trigger di scarico è qua, come adesso andremo a vedere. Piano piano Marco arriva, mentre qua dietro, che non si passa di qua, devo andare di là. Qua dietro Vieni. poi possiamo andare a rifornirci di patate e barbabietole. Un po' come, eccoli qua che li stiamo scaricando, un po' come i silos normali che... come si dice, ti fa scegliere col tasto R che cosa vuoi caricare. Mi sembrava male che c'era un pannellino digitale che ti diceva quanto c'era dentro, ma devi andare per forza sotto col rimorchio per scoprirlo. Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo, finiamo di scaricare le barba e poi ci vediamo per fare finire la trebbiatura del campo di colza, e se ce la facciamo iniziamo a facciare il campo d'erba. Vado. Ok ragazzi, allora, finito di scaricare le barbabietole, ne abbiamo anche un bel po', anzi adesso vi faccio anche vedere che con quel posizionabile lì vi risultano anche sul PDA. Infatti ne abbiamo 300.000 litri ed è pieno, e purtroppo non ci sono state tutte perché ne abbiamo ancora circa 70.000, ancora sul rimorchio, circa 70.000 litri. Quindi vuol dire che appena abbiamo bisogno di nuove barbabietole, le prime ad essere scaricate, usate, saranno quelle. Nel frattempo, parlando di mod, mappe, quelle che faccio io tra virgolette perché io faccio solo modelli, quelle che fa Manu e quello che fanno gli altri, discorrendo di qua e di là, alla fine ci siamo finiti anche il campo di cozza, come potete vedere. Non ce n'è praticamente più. Vediamo se riesco a farti fuori sto angolino qua, che forse tu non lo prendi. E anche... Ah no, pensavo andassi Sei dritto. andato... No. Sono andato dalla parte sbagliata. Ok. Non so, riesco... Guarda che cos'è rimasto fuori, proprio quel ciuffetto lì maledetto. È finito anche di raccogliere la colza, ragazzi. Quindi circa 60.000 litri, se non ricordo male, sono stati fatti nella scorsa puntata di colza. Adesso non so quanti ne abbiamo fatti, ma mi sto perdendo tra tasti. Sono Però per un campo grosso così sono sempre pochi. sempre pochi perché... allora, la pianti di laggare o... Cioè, insomma, me lo dici, vado a prendere un caffè, quando è finito torno.
60.000 li abbiamo fatti l'altra volta, adesso vediamo quanti li abbiamo fatti. Come dice Mano, giustamente per un campo come questo sono pochi, però non era neanche fertilizzato questo campo qua, quindi come tutti gli altri campi alla fine. Sì. Ok, allora vediamo un attimo qua com'è la situazione, anche perché adesso qua serve un camion, che non so che fine abbia fatto. Quanti litri? Adesso siamo a 60. Non ho capito perché. Non ho capito perché se ne va indietro da solo il Big Bad. Raga, roba, se ne va indietro da solo. Ma ogni tanto capita anche a me, non so perché. 65.000 litri. Ok. Allora prendo il Kenworth col rimorchio vuoto. Ok, allora possiamo già quasi dirigerci in farm, che per ora non raccogliamo più cereale. Adesso andiamo a falciare il campo d'erba. Tanto questo piano piano me lo porto verso la farm. E che cosa? Poi mettiamo via le trebbie, che nel frattempo intanto vedo che già Manu è partito con la sua, Mi quindi un po' alla volta porto adesso, avanti. esatto, adesso un po' alla volta faremo quel lavoro lì, sistemiamo tutte le trebbie a casa, tanto finché viaggio il condotto lo chiudo, tanto Certo che è una cosa enorme sto raccogli grandi. sì, è veramente una cosa pazzesca, anche l'altro è veramente grosso, ma dopo ce n'è un altro ancora di raccoglligrano enorme, da qualche, forse sempre nel sito ufficiale, arancione, e anche quello è una roba gigantesca, però per una mappa come questa è perfetto. Cioè adesso non abbiamo i campi fertilizzati, quindi ovviamente ha poco senso, però quando avremo dei campi del genere fertilizzati, sai quanto comodi vengono sti raccogligrano qua. Allora ragazzi, passiamo per cavi, come potete vedere, perché sono talmente grossi sti mezzi che per le strade non ci Non ci passiamo. passano. Esatto. Allora vediamo un attimo. Guardate, adesso siamo a 40 fps stabili, ogni tanto lagghiamo di ping, come potete vedere. Però gli FPS sono 40 stabili, mentre in questo punto mi ricordo nella scorsa puntata che si arrivava anche a 25, proprio ovviamente lag a non Vuoi finire. scaricare? Scarichiamo, scarichiamo. Poi te li puoi pure andare a vendere, penso sempre. Adesso andiamo a vedere. Colza, dov'è la colza qua? Qui. Sempre all'agribusiness, quindi al punto vendita dell'altra volta. Stavolta non vado io a incastrarmi. Stavolta va lui a incastrarsi. Va Non vuoi andare bene. tu, mano, che sei già pratico? Devo proprio. No, no, vado io. Ah no, sta scaricando ma non vedo l'animazione. Come No, c'è. mai? Ah, io non la vedo. Ma sarà un problema del multi. Sarà lag. No, lag. Di solito sono i Penso, lag che sì, fanno penso di sì, rispetto a quello. perché il ping è un po'. Sì, potrebbe essere che sto laggando un po'. Tanto ho il mio solito problema col joystick, che non riesco a capire per quale motivo. Vedete, adesso io non sto toccando niente, però è il joystick che fa questo lavoro qua e la camera se ne va a spasso da sola per conto suo. Va a finire che lo lascio scollegato perennemente e via. C'è mia figlia che ride Ok. come una disperata, chissà per quale motivo. Avrà fatto qualche danno. No, è seduto sul divano, quindi danni non ne può aver fatti. Ah, boh. Allora, vediamo, qua c'è dello spazio, quindi infiliamoci qua dentro. E adesso inauguriamo le falciatrici, ragazzi. Le nostre falciatrici cron. Le Io sto inaugurando gli aratri che li sto distruggendo stai per mettere giù spostando? la barra. Ok, però ci sono ancora trebbie da mettere a posto. Allora magari prima facciamo quel lavoretto lì. Vabbè, allora facciamo prima quel lavoro lì, facciamo un attimo di pausa. Adesso
Anzi, aspettiamo un attimo, vediamo se Marco riesce ad andare a scaricare. Adesso non so, ma che... Ma è ancora in viaggio. Sì, no, sono... Sto ancora viaggiando. Allora, il problema, ragazzi, di queste facciatrici qua è che... Problema, tra virgolette, è che fa solo le andane. Quindi non fa, diciamo, il taglio a getto aperto, credo si chiami così. E quindi va bene solo se devi fare o trinciare l'erba per fare la scusate, per fare il silato, oppure per raccogliere l'erba fresca. Quindi un po' falceremo con le facciatrici Cron per raccogliere erba fresca, così ci fa già l'andana, e un po' invece falceremo con i nostri bei tre trattori che sono qua, quindi con il nostro bel John Deere, col, allora è finito, col Case Optum, e col nostro Class 950, quindi con le varie facciatrici, poi andremo appunto a voltare, ranghinare, imballare, eccetera eccetera. Il campo ve lo ricordate bene, questo qua, vedete che non finisce più praticamente, non riusciamo neanche a vedere la fine del campo, comunque ci siamo. E lo scopo è quello di appunto fare anche balle di fieno, poi si raccoglierà balle di fieno e balle di paglia su questo campo qua giù, che faremo tutto in blocco unico. Ma dai, ci vediamo dopo, quando abbiamo finito di radunare tutte le trebbie, ormai avremo anche già venduto la colza e vedrete i soldi salire un po'. Ok ragazzi, allora, tornati all'opera, abbiamo sistemato tutte quante le trebbie, iniziamo a facciare finalmente il nostro mega campo. Allora, visto che abbiamo solo due cron, come dicevo prima, iniziamo già a preparare sia le andane, quindi con le cron che ci fanno già le andane, viene comodo per poi andare a raccogliere l'erba fresca, e sia a falciare, che adesso sta per partire mano appunto col suo cervone e le facciatrici Pottinger, quindi lui farà il taglio per poi essere voltato, per voltare l'erba, per ranghinare e voltare appunto far fieno. Dopodiché, una volta che noi siamo a posto con le cron, gli diamo una mano, perché come vi ho fatto vedere prima abbiamo trattoroni pronti da qualche parte, quello di là, il nostro Optum e il nostro Class. Allora, dispieghiamo il nostro bestione, magari usciamo anche prima che si dispieghi, lasciamo pure che parta Marco, così noi ci aggreghiamo a lato. Quindi tu, Manu, praticamente hai tagliato il campo adesso, cioè sì, lo stai dividendo. Ok, perfetto. Ok, accendiamo. Dovremmo aver acceso tutto, abbassiamo. E infatti ecco qua la nostra bella andana. Quindi poi per raccogliere andremo bene. Al limite, se vogliamo, col ranghinatore possiamo unire le andane. E così se si fa ancora prima a raccogliere al massimo. Quando sarà? Di stasera non lo so. Vediamo com'è. Qua sicuramente falciare da dentro in cabina sarà un disastro. Perché, guarda che c'è un problema con la camera. O no? No, adesso sto sistemato. Eh sì, no, c'è un problema con la camera interna. Peccato. Vabbè, allora non facciamo l'esperienza da camera interna. Prima parlavo con Manu, che anche lui le ha scaricate delle facciatrici simili a queste. Saranno sempre Cron, però sono di un altro modder. E danno anche la possibilità di falciare a getto aperto, quindi penso che le aggiorneremo, le sostituiremo, perché appunto ci danno una maggiore possibilità di lavorazione. Ok, passiamo alle grandi manovre, solo lavori big su sta serie. Vabbè, minimo. Poi adesso vediamo quanta erba facciamo con sto campo, in caso il campo che abbiamo qua di fronte poi lo uniamo ad erba insieme a questo. Andiamo alla grande. Ah, forse non vi ho fatto vedere che siamo arrivati a 200.000 euro. Oh, guarda, sti lag maledetti, mamma mia, me li mangio. Ma è sempre colpa di Red. Ma è sempre colpa di Red, al massimo di Lele se proprio non c'è Red. Sì. Allora, stavo dicendo che, a parte che mi sono perso qualche ciuffo d'erba, pazienza, che siamo arrivati a 207.000 euro con la vendita della colza, quindi insomma, trebbiatura proficua anche stasera.
Quindi in pratica trebbiando un campo di cozza abbiamo fatto 300.000 euro, perché tra quella venduta la scorsa puntata, quindi mezzo campo venduto la scorsa puntata e mezzo campo di stasera, 300.000 euro su un campo solo non è neanche male. Ok, qua ci siamo. Manovra. Tieni botta Manu, che quando abbiamo finito qua ci veniamo a dare la mano. Intanto sono già a metà del perimetro di questo pezzo. Ma dovresti andare via, passiamo. Quanti chilometri orari fai con quelle facciatrici lì? 22. Ma questa va a 25, quindi va un po' più forte questa. Comunque viaggiando a ste velocità qua fai anche presto a facciare. Eh sì. Poi in realtà adesso vi faccio vedere così a titolo informativo, ma in realtà a me non piace. Questa facciatrici qua hanno questa possibilità. Con il tasto L possono raddoppiare la loro, come dire, portata, però a parte l'apertura che è discutibile, comunque nella realtà non funziona assolutamente in questo modo questa macchina. Ce n'è una forse della class che è ancora più grossa di questa, perché ha quattro bracci laterali, quindi due a destra, due a sinistra, più quello frontale, però è una macchina fatta appositamente perché si possa aprire in così tanti metri, ecco. Invece questa è fatta un po' così, allora la usiamo chiusa perché insomma ci piace così. Ok, manovrina. Così intanto abbiamo preso anche quel ciuffo lì che ci è scappato. E via. Quindi la razione mista, c'era la razione mista, l'insilato ce l'abbiamo ed è già anche fermentato in trincea. Qui stiamo facendo erba, faremo un po' di balle di fieno, di là faremo balle di paglia, quindi siamo pronti anche per la razione mista. Eh sì. Quasi pronto insomma. Buono. In 5 puntate ci stiamo già portando abbastanza bene. Poi considerato i costi di gestione che ha sta carriera qua, direi che va più che bene. Allora, io credo, anche se in realtà stasera abbiamo iniziato prima a giocare, di solito noi iniziamo alle 10, stasera alle 9 e un quarto eravamo già lì a preparare, ma anche se è presto avremo ancora un'ora a disposizione, in realtà abbiamo registrato già abbastanza, quindi credo che non credo che faremo altro stasera per la puntata, perché sennò dovrei viene una puntata troppo lunga, quindi quasi quasi farei un altro stacco e ci ritroviamo dopo a fine sfalcio d'erba, quando probabilmente, anzi sicuramente, siamo già con le altre facciatrici a dare una mano a mano a finire di là, perché giustamente lui da solo ci mette di più a facciare. Quindi dai, ci vediamo dopo, così diamo una mano anche a mano. Diamo una mano a mano. Diamo una mano a mano. Non so neanche dire, mi intreppo da solo. E chiudiamo la puntata. Ok ragazzi, allora come già detto prima, finito di falciare con le crono, ci siamo messi a dare una mano a mano, a mano a mano. Prima mi sono allenato, per dirlo, perché ho voluto un po' di pratica. Ho voluto un po' di pratica, ma ce la stiamo facendo. Eccoli qua i due soci, come vedete in tre facciamo veramente in fretta. Stavamo discutendo sul fatto che non sarebbe stato male avere un bel Fend, un bel Valtra con la guida retroversa, quindi facciare anche con la guida retroversa, invece non ce li abbiamo, pazienza. Il Fend 1050 del Contest che avevamo acquistato, infatti l'abbiamo anche usato un paio di volte, e alla fine ho dimenticato di attivare la mod e l'ho perso nel salvataggio, quindi lì dobbiamo ripristinarlo, ma a questo punto non carico più quello del Contest, ma ne carico un altro di 1050 che era fatto decisamente meglio. Ok, qui non manca mica tanto, mi sa che facciamo un altro giro a testa e abbiamo finito, mi sa.
Allora, abbiamo fatto prima con queste che con le cronche sono più grosse. Beh, perché qua siamo in tre, con le corone eravate in due. Ora che è vero. Vabbè che quando sono arrivato io tu avevi già fatto un pezzo di lavoro qua. Quando siamo arrivati io e Marco a darti una mano. Però alla fine è stato un lavoro abbastanza veloce, non ci è voluto tanto affacciare. È vero che quando inizia a viaggiare a 23-24 km orari fai ben presto. Allora, vediamo un attimo. C'è solo il punto qua che si allarga, poi il resto c'è veramente poco. Adesso ci facciamo autoscontro. Aspetta che qua scompare tutto man mano che si aggiorna. Ora il pezzo di qua è finito praticamente, adesso mi giro, faccio quella spallettina lì e questo è finito. Poi vediamo un attimo come siamo messi di qua. Praticamente abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo chiuso praticamente, chiudiamo la puntata. Mega campo d'erba già falciato. Cerchiamo di stringere un po' la fascia qua. L'ho stretto anche troppo perché ho saltato un pezzo. Ok. Poi tanto qua travoltare, ranghinare, non c'è problema. Ok. Vediamo se riesco a non farmi investire. Vai, vai. Ce l'abbiamo fatta. Niente, volevo stringere la fascia, ma non ce la facciamo neanche lo stesso. Ancora una volta prendiamo tutto. Cioè, chi arriverà prima, chi arriverà prima? Mi hai fatto passare, no? Però non è stata una gara onesta, allora. Se no, altro che autoscontro. Porca miseria, avevamo fatto migliaia di euro di danni. E niente, prendo un pezzo io, un pezzo lo prende Marco e abbiamo finito. Guarda che roba, cioè, guarda. A farlo apposta non ci saremmo riusciti. Allora, alziamo, spieghiamo, oh, perfetto, andiamo a mettere tutto in farm, tutto a casa, prossima volta cambiamo attrezzi per finire. Ok ragazzi, allora, lavoro finito, quindi possiamo tranquillamente ringraziare i nostri due operai, AgriGamer e Marco. Grazie a te, grazie a te. Ciao a tutti. Ciao a tutti, noi ragazzi ci vediamo nella sesta puntata della serie Big. Ciao ciao. Ciao. Ciao.